Appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite. D'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Che cornice di pubblico splendida. È certamente un'accoglienza degna del blasone delle squadre. Fischio del direttore di gara, calcio di punizione. E c'è già un calcio di punizione da posizione pericolosa. Non è vicinissimo, ma chissà, se se la sente fa bene a provarci. Beckham! Altra chance! Hanno iniziato con l'atteggiamento giusto, ma devono sfruttare meglio queste opportunità. Questo errore potrebbe essergli fatale. Rebic. Paulo Dybala. Mbappé. Giorza non riesce a servire il compagno. Lo spazio per il passaggio l'ha visto, giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Gündogan. Messi. Palla a Gündogan. Miracolo di Clave. Si esprime un buon intervento. Non ha sbagliato nulla. All'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Mostrano un buon controllo del gioco. Dybala. Dybala. Mbappé. Dybala la gioca sulla destra. Ecco Beckham. Lungo passaggio in avanti. È in ottima posizione. Mbappé. E ancora. Ce l'ha fatta. Offside. Gol da annullare. Che difficile capire. Non era sicuro neanche l'arbitro, secondo me. L'arbitro ha avuto un momento di incertezza, alla fine però ha preso la decisione giusta. Palomino. Kučka. 0-0, ma giurerei che una delle due squadre è più contenta dell'altra. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Si libera la grande. Non riesce a mantenere il possesso. E passa. Da lì può segnare. Messi si iscrive al tabellino dei marcatori. E il risultato si sblocca, 1-0. Ma chi altro poteva sbloccare il risultato? È davvero l'arma in più di questa squadra. Rebic. L'azione riprenderà con una rimessa laterale. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Soltanto rimessa laterale qui. Ecco Zapata, ci mette il fisico e conquista il pallone. Riceve la palla. È buona, si gioca! Mbappé. Beckham. Pericolo. Prova immediatamente in avanti.
se ne va. Opportunità di ripartire. Ottimo intervento. Fallo è anche piuttosto evidente per la verità. Giorza. Mbappé sulla fascia in profondità. Ci prova con una palla bassa. Messi. Cerca lo spazio, c'è il tiro. Buffa l'estremo difensore. Hanno trovato un gol pesantissimo e a pochi istanti dalla fine del primo tempo. Preparazione perfetta, conclusione perfetta. Si ricomincia da una situazione di parità. Beh, direi che questa partita vale tutto il prezzo del biglietto. Gundogan. Grande prova di forza. Kuzka. Crossa il pallone a centro area. Sané. Gioca una palla lunga. Qui può partire il contropiede. Nello spazio cerca l'idea. Riceve un pallone interessante. Può calciare la rete. Ecco il tiro. E adesso possono tornare a controllare il match. Gli hanno lasciato un sacco di spazio. Errore gravissimo e infatti sono stati puniti. Difesa davvero pessima. La zona davanti alla porta va presidiata meglio. Probabilmente i difensori non si sono capiti. E con questo segna una doppietta. Davvero una grande partita. Iniezione di energia. Primo tempo davvero interessante, tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Una rimonta un po' a sorprese, a giudicare dal boato non se l'aspettavano nemmeno sugli spalti. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Non c'è analisi tecnica che tenga per riassumere questa prima frazione di gara. Sono stati 45 minuti di gioco semplicemente imperdibili. 2-1, gran bel primo tempo, tre gol, tante emozioni. E sicuramente la ripresa non deluderà. E si ricomincia a giocare. Schick. Beckham. Di forza. Prova a giocarla in profondità. Dybala con una buona possibilità. E Dybala! Infilza il portiere. È un doppio vantaggio per lui. Rubata palla, gli avversari sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. E ora ci sono due gol a dividere le squadre. Il mister non può che essere soddisfatto di come si sono messe le cose. Ai suoi ragazzi sembra andare tutto per il verso giusto. Decidono di giocarla all'indietro. Palomino. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Kuzka. Si fa avanti sulla corsia di destra. Paolo Dybala recupera un pallone importante. Occasione per il contropiede. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa.
Kučka. Sanné ha già messo a segno una doppietta in questa partita. E c'è una palla filtrata. E trova il compagno. Prova a tirare. Un'ottima opportunità che poteva anche portare a gol. Ha provato, ma niente di fatto. Non si darà per vinto, Fabio. Ci riproverà. Sanné. Il discorso qualificazione sembra ormai chiuso. La tentazione di abbassare i ritmi della manovra è più che giustificata. Prova, spara con grande sicurezza. Ecco il dato che ha segnato. Uno che nelle prime pagine dei giornali è di casa. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. Grande fiuto del gol in questa azione, ma che errore la difesa. Si riparte con una differenza di 3 gol, non poco. Dunque, rimessa laterale. Si fa trovare pronto, intercetta la rimessa. Ci mette il fisico e conquista il pallone. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. Vedremo se troveranno la porta con questa punizione. E questa può essere un'occasione fondamentale per chiudere magari la partita. Beckham. Corpo all'indietro e palla alta. Ettig. Gündogan. Ecco Zapata. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Paulo Dybala. Mbappé. Ottima progressione, palla al piede. Dybala. Attenzione alla respinta. C'è una sola squadra. Atteggiamento, personalità, forza, condizione fisica e mentale. Stanno dominando. Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla e l'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. Ottimo senso del gol qui. Ha capito che il portiere avrebbe respinto ed è piombato sulla palla. Nuove energie dalla panchina, vedremo cosa cambierà tatticamente nel loro scacchiere. C'è un doppio cambio. Con due uomini diversi, contemporaneamente, il loro sistema di gioco subirà qualche modifica. Risultato ormai assolutamente impossibile da ribaltare. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Ci hanno provato, non sono stati in grado però di portarsi in avanti. Colpisce il pallone. Ce l'hanno fatta. Non si fermano più. L'avversario ha nel volto della disperazione. Fabio, stanno cercando di migliorare le loro statistiche sulla differenza reti. D'altra parte nessuno degli avversari glielo sta impedendo. E loro è un dominio assoluto. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Alla peggio nello scontro di forza. Sanné. C'è l'opportunità per il contropiede. Fallo, calcio di punizione. Una munizione che non sorprende più di tanto. A quanto pare lo scontro di poco fa gli è costato caro, sembra infortunato. Il Latina ha adesso due giocatori ammoniti in questa gara.
Di qui non si passa, questo ha detto il difensore e l'ha steso. Perché se non lo fermava con le... Beckham. Grande forza fisica, non si è fatto sopraffare. Sanoné. Ettich. Ecco la lavagna luminosa, 4 minuti di recupero. Il guardalinee alza la bandierina, sarà rimessa con le mani. Kuzka. Finisce così, non c'è più tempo. Hanno dimostrato grande maturità oggi. Non è facile ribaltare una partita che si mette male. Cosa pensi di quello che abbiamo visto in campo, Luca? Io ti dico sinceramente, non pensavo potessero andare al tuo pareggio, visto l'avversario di oggi. Ma mi sono dovuto ricredere. L'energia che ci hanno messo ha compensato la disparità di talento. Dalla regia ci fanno segno che non abbiamo più tempo.